Buon pomeriggio, Lord Byron e Contessa Betty. Avete in programma di attraversare i binari dall'altra parte del lago oggi? Mi raccomando, state attenti. Stavano lavorando su questi binari e potreste dover svoltare a sinistra molto presto. È meglio tenere gli occhi sui binari, Contessa. Oh no, i suoi occhiali. Contessa, ha un altro paio di occhiali? Mi sa che dovrebbe metterli addosso. E ora dovete deviare sulla sinistra. Che c'è che non va, Contessa? Non riesce ad inquadrare quando svoltare. E allora azionate i freni di emergenza. È un'ottima idea, Lord Byron. Andiamo a trovare Troy. Lui saprà che cosa fare. Troy, per fortuna che sei qui. Abbiamo un'emergenza. La Contessa Betty è bloccata sui binari a pelo dell'acqua. Sta penzolando sul bordo, poverina. Pensi che Teddy possa trasformarti in qualcosa che può aiutarci? Veloci, ragazzi! Andiamo! Teddy? Teddy, svegliati! Teddy, mi dispiace svegliarti. La Contessa è bloccata sul bordo di un binario a pelo d'acqua e le serve aiuto. Ci puoi aiutare in qualche modo? Grandioso, e allora incominciamo. Sei come un volatile gigante, Troy. Sei pronto per volare attraverso il cielo e salvare la giornata. Ci vediamo più tardi, Teddy. Non è un uccello né un aeroplano. È Troy che arriva a portare tutto il suo aiuto. Mi raccomando, tieni duro. Troy sta arrivando per prenderti e spostarti sull'altro binario. Fai attenzione, il binario si sta rompendo. Deve essere stato un po' spaventoso, vero, Contessa Betty? Contessa Betty, stai bene? Contessa Betty? Troy, pensi di poter ritrovare gli occhiali della Contessa? Sono il suo paio preferito. Troy ha salvato la tua vita e i tuoi occhiali, Contessa Betty.
Grazie mille, Troy. Non potremmo immaginare dove potrebbe essere la contessa Betty senza il tuo aiuto. Ehi, Bobby sta andando un po' troppo velocemente. E sta arrivando anche Tina. Bobby, rallenta! Oh, e ora Tina è bloccata. Che cosa dobbiamo fare, Troy? Ma certo, Teddy può aiutarci. Andiamoci subito. Ciao Teddy, abbiamo del metallo che sta bloccando il traffico, è un disastro, bisogna pulire. Hai qualche idea? Ma è grandioso, mettiamoci al lavoro. Così è perfetto, Troy. Teddy ti ha trasformato in un treno calamita. Ma certo, una batteria carica ogni magneto. E ora ripuliamo tutto questo disastro. Guardate ragazzi, Teddy lo ha trasformato in un treno calamita, così ci può aiutare a raccogliere tutti i pezzi. Benissimo Troy, e allora facciamolo. Ehi, Troy, che c'è che non va? Ah, ci siamo dimenticati di azionare la batteria che ti ha dato Teddy. Oh, ma è fantastico! Gran bel lavoro, Troy! E ora sei libera di muoverti, Tina. Ci vediamo più tardi. Ah, ecco a cosa ti servivano tutti questi dadi e bulloni, Bobby? Beh, è veramente molto carino. Ma stai un po' più attento la prossima volta. Ragazzi, ci vediamo più tardi. Mm-hmm.
Grazie ancora per il tuo aiuto, Teddy. Ci vediamo la prossima volta. Troy, il treno. Ehi, Troy, fa veramente caldo oggi. Che buona idea andare in spiaggia. Oh, mamma, è così caldo che il lago si è asciugato. Taylor ha molto caldo, ma non c'è acqua. Cosa possiamo fare? Forse Teddy può aiutarti a riempire di nuovo il lago. Ciao Teddy, Troy ha bisogno di riempire il lago, è completamente asciutto. Puoi aiutarci? Wow, Troy! Ora hai proprio tutto per riempire il lago. Vai, Troy, vai! Accendi i reattori per andare più veloce. Wow, come sono potenti questi reattori! Mettiamoci al lavoro, Troy! Usa il tuo tubo per riempire il lago. Wow, ci stai mettendo pochissimo, Troy! Avanti, Taylor! Puoi bere direttamente dal lago ora! Ti senti meglio adesso? Bene! Battaglia d'acqua! Oh!
Ce l'hai fatta! Il lago è tornato! Ciao, Troy! Ben fatto! Ciao, Troy! Che bellissima giornata! Ehi, guarda! C'è la contessa Betty! Tutta ricoperta di cioccolato! Contessa Betty, ma qual è il problema? Come mai sei tutta ricoperta di cioccolata? Stavi preparando delle uova di Pasqua da consegnare a tutti gli abitanti di Train Town e non sai come sciogliere la cioccolata. E questo è il motivo per cui la cioccolata si è sparsa dappertutto. Oh no! Hai ragione, Troy. Alla contessa Betty serve un po' di aiuto. Direzioniamoci al magazzino per trovare Teddy. L'aiuto che ti serve sta per arrivare, contessa. Ehi, Teddy! La contessa Betty sta tentando di preparare uova di cioccolata da consegnare a tutti gli abitanti di Train Town. Ma è interamente coperta dal cioccolato stesso. Le serve aiuto. Puoi trasformare Troy in un treno di Pasqua. Oh, benissimo! Troy, preparati a trasformarti in un treno di Pasqua. Eccellente! Oh, giusto! Anche un cestino a tema! Ben fatto, Teddy! Ora Troy è un vero e proprio treno di Pasqua! Guarda, contessa Betty, Troy è tornato a darci una mano come treno di Pasqua. Ma contessa, non sei interamente ricoperta di cioccolato come credevo. Ne hai mangiato un po' per caso? Anche a me piace molto la cioccolata. Troy, prendiamo ancora più cioccolato per la contessa, in modo da fare le uova. Wow, è quella la cioccolata? Stampini a forma di uovo, perfetti per modellarla all'interno delle nostre uova. Aspetta un minuto, Troy. Ti serve qualcosa che contenga le uova. Teddy ti ha dato un cestino apposito. Meraviglioso. Wow, la cioccolata si sta amalgamando all'interno delle uova. Cioccolata e glassa. Delizioso. Le nostre uova di cioccolata hanno un aspetto magnifico. Che bellezza. Gran bel lavoro, Troy. Sei il nostro nuovo coniglietto pasquale. Dai, coraggio, andiamo a consegnare. Ciao, Teddy. Ci vediamo la prossima volta, amici miei.